King City di Brandon Graham è un fumetto ambientato in una metropoli altamente stilizzata e intrisa di elementi fantascientifici. La trama segue le vicende di Joe, un giovane che ritorna nella città dopo un periodo trascorso addestrandosi come Cat Master, individui capaci di utilizzare i gatti geneticamente modificati come strumenti multiuso attraverso l'uso di particolari iniezioni. Al suo ritorno, Joe si trova immerso in una rete di relazioni passate e presenti. Una delle dinamiche centrali è il suo rapporto con la sua ex fidanzata, che ora è coinvolta in relazioni complesse con altre figure chiave della città. Parallelamente, Joe intraprende missioni e compiti che mettono in evidenza la straordinaria bizzarria del mondo di King City, dei suoi ambienti urbani in continua mutazione, alle sue sottoculture criminali e agli intrighi politici. Mentre la narrazione si sviluppa, si fa strada a un sottotesto più ampio che riguarda una minaccia imminente alla città. Le potenze nascoste dietro le quinte intendono utilizzare King City come fulcro per un rituale oscuro, mettendo a rischio l'intera popolazione. Joe, insieme ai suoi alleati, si trova così a fronteggiare non solo i dilemmi delle sue relazioni personali, ma anche la sfida di salvare la metropoli dall'annientamento. Al centro della narrazione c'è la lotta del protagonista Joe nel definire se stesso in relazione al suo passato, alle sue competenze come Cat Master e alla sua posizione all'interno del labirintico tessuto urbano di King City. La città non è solo una semplice cornice ambientale o uno sfondo scenografico, ma piuttosto un ente vivente, un agente attivo e partecipe nella narrazione. La sua complessa morfologia e dinamica socioculturale influenzano profondamente le traiettorie dei personaggi e la direzione della trama stessa. Con le sue intricate architetture e i suoi diversi strati sociali, rappresenta un microcosmo di sfide, opportunità e pericoli. Questo ambiente urbano, in continua evoluzione, riflette le tensioni e le ambiguità del mondo moderno. Le dinamiche di potere, le sottoculture, le differenti fazioni che abitano e operano all'interno di King City sono metafore delle complesse interazioni sociali e politiche del nostro tempo. La rappresentazione di Graham della città enfatizza anche l'interdipendenza tra gli individui e il loro ambiente. Ogni angolo, strada o edificio di King City ha una storia, un significato o una funzione, influenzando le decisioni e le azioni dei suoi abitanti. La natura permeabile e malleabile della città, dove il confine tra reale e surreale spesso si sfuma, fa eco alle sfide contemporanee di navigare in un mondo sempre più complesso e interconnesso. Le diverse zone e i quartieri di King City, ognuna con le sue peculiarità e dinamiche, servono anche a sottolineare la diversità e la complessità delle esperienze urbane. Come in molte metropoli reali, la città del fumetto è un luogo di coesistenza di culture, ideologie e stili di vita, ma anche un luogo di conflitto, competizione e negoziazione. Infine, la città, nella sua totalità, funge da catalizzatore per la crescita e la trasformazione dei personaggi. Joe, il protagonista, attraverso le sue interazioni e avventure all'interno di King City, affronta questioni di identità, appartenenza e scopo. La sua evoluzione personale è strettamente legata ai suoi rapporti con la città, sottolineando l'inestricabile legame tra individuo e ambiente. Parallelamente, il fumetto esplora la fluidità e la complessità delle relazioni umane. Le interazioni tra Joe, la sua ex fidanzata, e gli altri abitanti della città sottolineano la natura mutevole dell'affetto, dell'amicizia e del tradimento. Queste dinamiche relazionali, immerse nel contesto surreale della narrazione, sollevano questioni universali sulle sfide e le gioie della connessione umana. La natura multiuso del gatto Earthling, poi, che può trasformarsi in vari strumenti attraverso iniezioni,
evoca riflessioni sul rapporto tra biologia e tecnologia. In una società sempre più integrata con il digitale e la genetica, King City suggerisce una riflessione profonda sui confini tra organico e artificiale e sulle implicazioni etiche e filosofiche di tale mescolanza. L'estetica visiva dell'opera si caratterizza per un'amalgama di influenze che convergono in una sintesi distintiva e innovativa. L'approccio grafico di Graham si nutre delle radici della tradizione dei fumetti occidentali, ma incorpora anche evidenti riferimenti all'estetica manga, creando così un dialogo interculturale all'interno delle pagine del suo lavoro. La fluidità delle linee di Graham e la sua capacità di rendere dettagli minuziosi si traducono in una rappresentazione ricca e complessa della realtà urbana di King City. La città, con la sua architettura eclettica e le sue strade affollate, è ritratta con una precisione quasi ossessiva, suggerendo non solo la complessità fisica del luogo, ma anche la densità delle sue interazioni sociali e culturali. Le figure umane e non umane, intanto, si manifestano con proporzioni esagerate e spesso con un'estetica leggermente caricaturale, sottolineando le peculiarità e le eccentricità dei personaggi che popolano la narrazione. Questa scelta stilistica può essere interpretata come un tentativo di Graham di enfatizzare la stranezza e la singolarità dell'universo che ha creato, ponendo i personaggi in contrasto con la realtà talvolta opprimente della città. Un altro tratto distintivo del lavoro di Graham in King City è la sua abilità nell'utilizzo delle tavole e delle vignette. Spesso sfida le convenzioni tradizionali del layout, offrendo delle composizioni che invitano il lettore a navigare nella pagina in modi non lineari. Questa scelta non solo riflette la natura labirintica della città stessa, ma suggerisce anche un modo di percepire e interpretare la realtà che sfugge alle strutture ordinate e prevedibili. King City di Brandon Graham non è dunque solo un trionfo di immaginazione visiva, ma anche un'analisi profonda della condizione umana in un contesto urbano e fantascientifico. Attraverso la sua rappresentazione unica di un futuro distopico, Graham solleva domande sulla natura della tecnologia, dell'urbanizzazione e dell'interconnessione umana in un mondo sempre più complesso e stratificato.